Direi se la Somalia esiste, esiste perché le donne che ce la fanno, sono loro veramente che li tengono la Somalia, sono loro che li tengono i bambini, sono loro che mandano i bambini alla scuola, quindi se esiste la Somalia perché è la donna che fa. La condizione della donna è molto, non è piacevole, siccome c'è ogni tanto la guerra. Tra le due che fanno la guerra, quella che ci rimette sono le donne e i bambini. A 20 anni dalla caduta di Siad Barre, la Somalia ha avuto 13 tentativi di governo unitario, tra cui molti che si potrebbero chiamare golpe. I signori della guerra, ha avuto le corti islamiche, le violenze, i bombardamenti, il dramma delle mutilazioni genitali femminili, una secessione di stati, dei rapimenti, la pirateria, carestia del secolo e fughe dalle sue bellissime coste. Se non è un'ecatombe biblica, poco ci manca, ma la Somalia è lì, resistente e frastornata, uno dei punti più dolenti e problematici del pianeta, la classica grana diplomatica per tutta la comunità internazionale. Raggiungiamo Nairobi sotto piogge torrenziali per incontrare pezzi di società civile somala che nel vicino Kenya trova rifugio dalla sete, dagli Shabab, lo spietato e potente partito della gioventù islamica, e dalle violenze. A Nairobi vivono almeno 1 milione di cittadini somali della diaspora e nutrita è la componente di coloro che hanno avuto lunghe esperienze di studio e lavoro in Italia, prima di decidere di tornare per costruire una nuova Somalia. Incontriamo Ibo Yassin, somala di 42 anni, famiglia benestante di Mogadiscio, laurea in scienze politiche a Torino, che decide, di fronte alla possibilità di rimanere in Italia, di restare invece nella sua Africa e lottare per una nuova Somalia. Ci siamo occupati di mettere insieme le donne per il loro interesse. Questo era anche un discorso di superare queste influenze negative da parte del clan. Avere un interesse comune, parlare di cose comuni, andava al di fuori. E per questo è iniziata la nostra collaborazione nel rafforzare e ad aiutare e accompagnare le associazioni di categoria, dalle business association, alle lavoratrici del settore sanitario, alle insegnanti o ai genitori e chi era interessato all'insegnamento, all'educazione dei figli. O tutte le cose positive fatte le avevano fatte le donne, le aveva fatto la società civile e l'80% delle associazioni della società civile erano o create per le donne, oppure in quel momento avevano un capo donna. Quindi hanno detto, le donne in tutti i mestieri che fanno, hanno una forza, ma la loro forza se non viene unita si disperde. Ecco perché è nata l'idea della Somali Women Agenda. Avere un movimento politico di donne, a livello di Somalia, ma anche a livello di diaspora. Che se guardi i soldi che sono stati mandati in tutti questi 20 anni, l'80% sono mandate dalle ragazze somale che lavorano all'estero. Tra le ONG internazionali, proprio il COSPE, Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti, è in Somalia dal 1996 e dal 2007 lavora con IDA e la rete SWA nel rafforzamento del ruolo della donna in Somalia. Incontriamo Federica Masi, responsabile dell'area Africa. COSPE ha lavorato rafforzando le organizzazioni di donne che lavorano in Somalia perché costituissero una piattaforma nazionale che è costituita da 18 organizzazioni, organizzazioni di donne che comprendono donne imprenditrici, donne, organizzazioni di ostetriche, di infermiere, di insegnanti, donne avvocato, donne impegnate, nella riforma della giustizia. Queste donne si sono unite in un'organizzazione, in un network chiamato Somali Women Agenda e hanno definito una loro agenda delle donne, agenda delle donne che hanno chiesto fosse accolta dall'agenda delle organizzazioni internazionali e dall'agenda del governo somalo
perché possa diventare una base di contrattazione per la nuova Costituzione, per la nuova riforma legislativa, per creare quelle condizioni di diritto che poi consentono una vita nel proprio paese. È stata per esempio un grosso lavoro fatto nella preparazione di una proposta di legge per l'abolizione delle mutilazioni genitali femminili, che è uno dei problemi più enormi, diciamo, in Somalia, colpisce più del 99% della popolazione. A fianco a questo, ad un'agenda che è politica, ci sono però delle iniziative che sono di difesa dei diritti in senso più ampio, quindi ci sono iniziative che cercano di affrontare il problema della violenza sulle donne. Ho citato prima le mutilazioni genitali femminili, ma le violenze, gli abusi, gli stupri sono all'ordine del giorno, avvengono in famiglia, avvengono dalle forze militari, avvengono dagli Shabab, avvengono nel momento in cui le donne varcano i confini per andare nei campi. Campi profughi, e quindi il COSPE insieme a SWA, insieme a IDA, che è il partner principale tra queste organizzazioni somale, ha creato un centro a Mogadiscio che è uno spazio per le donne, in cui le donne possono trovare supporto medico, psicologico, vengono accompagnate. In questa fase di emergenza ricevono anche un'assistenza pratica immediata, sono vestiti, medicinali, ma sono state create proprio un sistema di allerta con 15 sentinelle sparse in tutte le regioni della Somalia, proprio per rafforzare i legami sociali, per avere delle antenne sul territorio che possono segnalare i casi di abusi e di violenze. Ci sono 3 centri di documentazione che sono state create in tutta la Somalia per dare informazioni e tutela sulle mutilazioni genitali femminili. Oltre a questi interventi, sono state poi cercate di portare avanti delle azioni per rafforzare lo sviluppo economico delle donne, perché in un paese in cui la maggior parte degli uomini o è stato coinvolto dalla guerra civile o ha dovuto emigrare per dare possibilità di vita alla popolazione in Somalia, consideriamo che una delle principali fonti di reddito continuano a rimanere le rimesse dei migranti, le donne sono rimaste nel paese, sono quelle che hanno continuato a portare avanti le attività economiche e di cura della famiglia, e quindi in questo senso rappresentano il nervo principale del tessuto economico anche di quel paese. Ad integrazione e sostegno del programma finanziato dall'Unione Europea per il rafforzamento della Somali Women Agenda, COSPE, in collaborazione con il partner locale IDA e SWA e con il supporto degli altri membri del gruppo di solidarietà internazionale SOS Umbria per la Somalia, ha lavorato al rafforzamento di un centro di assistenza per vittime di violenza a Mogadiscio. Per dare appoggio alle donne somale che provengono da comunità di rifugiati e vivono in condizioni particolarmente disagiate e che hanno subito violenze, e allo stesso tempo garantire l'accesso ai servizi di assistenza e di supporto sanitario e psicosociale. Da alcuni giorni siamo in attesa di una rappresentanza di donne somale proveniente da Mogadiscio, rappresentanti della rete SWA, imprenditrici e professioniste, insegnanti e infermiere, tutte esposte nella lotta per una nuova Somalia democratica e pacifica, e per questo un bersaglio facile da parte dei clan in guerra che questa pace proprio non vogliono. Dopo una trafila infinita per ottenere i visti ed un lungo e faticoso viaggio, l'incontro per farmi raccontare le loro storie di resistenza e passione. Mi colpisce la forza e la lucidità con cui mi parlano di come si vive sotto le bombe, con la paura di ritorsioni verso i propri familiari e con la determinazione di restare, nonostante tutto. Le donne hanno capito le loro diritti e hanno cercato di alzare le loro voci, combattere contro queste violenze. Però come tradizione, c'è una lunga tradizione che non si può negare. Le donne quando si violenta non può venire fuori, non può dire avanti. Gli uomini, i maschi, oppure i leader, che sono maggior parte sono maschi, non possono condannare un altro uomo che ha violentato una donna. Quindi le cose si fermano a livello della famiglia. La ragazza non può dire. Il padre e il fratello non possono denunciare l'uomo, perché un uomo non ha fatto una cosa grave, quindi si risolve le cose come famiglia. Quindi è una tradizione che non si può distruggere facilmente.
Noi stiamo partecipando ai lavori che sta succedendo lì nei campi profughi. Prima di tutto le nostre organizzazioni che fanno parte di SUA, specialmente l'organizzazione SUEA, loro hanno preso la responsabilità della distribuzione dei cibi. Come IDE e SUA stiamo facendo training for the GBV awareness. Abbiamo cercato di costruire, di recuperare i bambini per fare un po' di educazione, cleaning, health, wash, all of stiamo partecipando a tutti i lavori che si sta svolgendo nell'IDB Campus. Però vediamo che le cose non possono andare avanti in quel modo e bisogna trovare una soluzione. Però l'unica cosa che non ci è piaciuta è che il governo ha nominato un comitato per l'emergenza di 4 persone e non hanno aggiunto neanche una donna. Quindi è una cosa che noi ancora stiamo combattendo. Lascio Nairobi come l'ho trovata, sotto la pioggia. E attraversando per l'ultima volta East League e il suo flusso caoticamente organizzato, penso, guardando dal finestrino le centinaia di somali che hanno ricostruito una piccola Mogadiscio e la proteggono e difendono perché è tutto ciò che gli resta, che la speranza di rinascere e di ritornare in Somalia siano sentimenti più resistenti della sete, delle violenze e della paura. E se una roadmap verso la pace in Somalia sarà mai cosa possibile, sarà solo ricominciando dal lavoro e dalla pazienza di Ibo, di Halima, di Mariam e di tutte le donne somale che ostinatamente lottano per la pace, nonostante il potere dei clan e la foga distruttrice dei nuovi signori della guerra. Quello che noi chiediamo è che non solo le donne vengano aiutate e la società civile venga aiutata nel suo rafforzamento, ma l'empowerment di cui parliamo verso la società civile, verso le donne, deve essere fatto anche per le Nazioni Unite, a non farsi intimidire. Io dico sempre che il relativismo culturale uccide la Somalia. Se l'Italia o la comunità europea o tutti i paesi membri della comunità europea parlano di democrazia, se vogliono dare i loro soldi alla Somalia o per aiutare la Somalia, le idee democratiche del loro paese devono essere applicate. Ma come